Ciao ragazzi, eccoci qua su Farming Simulator 2 Titanium Edition, l'ho detto tutto per essere preciso. Siamo qui con i nostri campi, prima di passare, cioè prima che qualcuno dica hai usato i trucchi per fare i soldi, vi faccio vedere quanti soldi faremo, visto che abbiamo tre campi da raccogliere e di questi qua il 7 e l'11 sono anche belli grandi, quindi sono tutti campi anche poi irrorati con l'irroratrice che vi ho fatto vedere l'altra volta, che è questa, quella dell'Amazone, Amazone, quella lì. Quindi ovviamente avendo irrorati i campi rendono di più. Ovviamente abbiamo lì il nostro operaio che ci sta raccogliendo il grano, noi aspettiamo che si gira poi che si giri e poi scarichiamo la roba che c'ha in pancia, sperando che qui non faccia casino con questo steccato, perché questo steccato mi fa paura, è troppo vicino al campo. Dovevano un attimo pensarlo i signori della Farming Simulator, della Jans, no, non sono della Jans, sono della SCS, no, quelli sono quelli di Eurotruck Simulator. Comunque i programmatori di Eurotruck Simulator devono pensarci che uno poi che gioca da solo in single player non può guidare tutte e due le cose, e quindi dovevano pensare a sistemare un po' gli operai. Secondo me il punto a sfavore di farmi simulare proprio lì è... Accendiamo intanto le luci. Intanto vi faccio vedere questa prima puntata dove facciamo un inizio di raccolta, visto che non posso farla tutta, durerebbe 3 ore tutta questa raccolta. Poi non so se voi piacerà, se voi piace vedere persone che raccolgono l'orzo, no, non è orzo, questo è non me lo ricordo più, comunque quello che cazzo è non mi viene in mente in questo momento, non riesco neanche ad andare dritto. Intanto guardiamo qui cos'è, frumento, onzo, colza, e questa è colza. Ci facciamo partire i motori diesel con la colza. Niente, quindi sono tutti e tre campi, vi faccio vedere, tre campi seminati a colza, quindi sono tre campi che faranno più o meno sui 400-500 mila euro appena raccolti, e quindi dobbiamo solo raccoglierli. E intanto che raccogliamo, sempre con il nostro, visto che questi qua sono, non so se nella realtà con la colza si può fare o meno, sono sicuro che come si chiamano, o su Wikipedia comunque potete cercarlo, c'è una tecnica per seminare senza dover arare. È una tecnica che si usa, ha i suoi pregi, ha i suoi svantaggi, però secondo me sulle piante con lo stelo grosso è meglio sempre prima darci una bella sgrossata, ecco, anche per far c'è chi dice che sia meglio, c'è chi dice che sia peggio far respirare il terreno, dipende dalla vostra scuola di pensiero. Comunque secondo me, io ho sempre visto fare così e faccio così, ecco, è sempre meglio sgrossare tutto e poi ripiantare. In questo caso però, visto che noi non dobbiamo farlo noi perché mi rompo le balle, intanto lasciamo andare, usiamo direttamente il nostro Condor dell'Amazon, Condor, non mi ricordo più che marca è, usiamo quello lì o della Horsch, guardiamolo senza fare tanti casini, perché già io, lo sapete, non sono molto Amazon Condor. Usiamo il Condor direttamente sul terreno, così proprio brutale. Intanto quello va, vediamo un po', questo qui, quindi ve lo ricordate dall'altra volta, ve l'avevo fatto vedere, è pieno, l'avevo riempito, lui intanto è vuoto, e niente, quindi intanto che questo raccogliamo, facciamo raccogliere tutto e poi partiamo con la semina, così spostiamo questo case, non mi ricordo che modello è, case 9230, è un semicingolato, perché comunque dietro c'ha le ruote classiche, davanti c'ha dei cingoli, utile appunto per avere più trazione. In Italia se ne vedono pochi, non so perché, ho visto un Challenger o un Challenge, è quello della Cat, comunque il giallo, tutto cingolato, veramente bello, con i cingoli in gomma. Non ho neanche capito perché fanno i cingoli in gomma, se poi forse per farli anche andare su strada, perché non potete, con i cingoli in ferro non si può andare su strada perché si rovina la strada e vi fanno la multa. Sì, perché avete rotto la strada, in pratica con i cingoli in ferro un carro armato su strada non ci potrà mai andare, e neanche con le ruote in ferro. Infatti io quando vado a vedere come si chiamano le mostre dei trattori antichi, alcuni trattori arrivano su dei rimorchi, perché hanno le gomme in ferro di una volta, quindi di ferro di una volta, però poi ci hanno messo un cerchio intorno, più proprio un cerchio, un tondo, sempre in ferro, perché sennò non potrebbero neanche muoversi avendo quegli spuntoni. Non so se siete pratici di trattori di una volta, ma io li adoro.
E quindi dovete sempre avere un qualcosa in gomma per andare su strada. Quindi io ne ho visti pochi in Italia, non vedo tantissimi cingolati in gomma o semicingolati. Io questo case non l'ho mai visto in Italia, anche perché poi in Italia non è che abbiamo dei grossi latifondi, ecco. Cioè ne abbiamo latifondi, ma non so, cioè non abbiamo pianure immense come negli altri paesi, anche in America. Io ne ho visti più in America, queste macchine qua sono più americane. O anche tedesche, ecco. In Germania loro raccolgono sempre, che qualsiasi sia la condizione del terreno, perché comunque hanno delle condizioni climatiche veramente assurde, e quindi là che hanno anche una raccolta sul terreno fangoso, queste macchine sono obbligatorie, insomma. Però non so, non c'entra niente, non lo so, però è così, punto. Non stiamo a fare troppe domande. E niente, quindi quello che volevo dirvi è: raccogliamoci questi tre campi di corsa, perché poi con i soldi che facciamo dobbiamo andare a comprare. Ve lo faccio vedere subito, così stiamo tranquilli. Cioè stiamo tranquilli, così faccio vedere dov'è il mio progetto. Questo caricatore qui gommato della Lizard, compro questo perché è più carino, secondo me. Poi dobbiamo comprare, vediamo se lo trovo, questo, il Kron BigX 1100, con questo sminuzza mais per produrre a pula. Oppure anche questo, chissà qual è il migliore. Questo 10,5, questo 6. No, prendiamo questo, facciamo 6. Scusa, scherzi? Quindi prendiamo questo Big X. Che poi non so se prendere il Big X 1100. Intanto sbattono la porta del condominio. O prendere l'X 1000. Perché comunque l'X 1000 ci viene 600 euro al giorno. Il 1100 ci viene 4,40. Bene. Non ha nessun senso. Allora prendiamo quello lì e vediamo dei soldi che riusciamo a fare. Comunque costano diverso, cioè sono 20.000 euro. Non sono quelli che fanno il problema. E poi dobbiamo prendere un seminatore, vediamo se lo troviamo. Non l'aratro. L'aratro no, teniamo quello che abbiamo, anzi l'ho venduto, quindi dobbiamo comprarlo. E dobbiamo comprare pure il semina mais. E il semina mais qual è? Non lo so. Semina di mais, questo, 9 metri. Perfetto, semina mais e barbettola da zucchero. Questi qui sono altri 85.000 euro. Vediamo un po' quanti soldi riusciamo a fare. Intanto andiamo a svoltare questa cosa. 3. Dai, accelera. Ok. Intanto faccio un casino della miseria io quando devo registrare sto farming simulator. Mi si impalla la mente, non so il perché. Andiamo a prenderlo. Arrivo. Arriva. Intanto passiamo sul campo aratro, sul campo da raccogliere, non si fa, nella realtà. Io però lo faccio, che me frega. Ok, riempiamoci di nuovo con questo altro po' di colza e andiamo a scaricare. Andiamo a scaricare sempre lì vicino al numero 8, perché comunque ci arriviamo in un attimo, ci arriviamo. Vediamo qui quanto, dobbiamo anche comprare il camion, perché comunque per andare a scaricare, se abbiamo un camion veloce, ci mettiamo un attimo. Non lo compriamo adesso perché mancano i soldi, però lo compreremo. E volevo farvi vedere anche, vai, appena torniamo ve lo faccio vedere. Intanto adesso dobbiamo un attimo andare a scaricare. Passiamo in mezzo al campo, così uccidiamo tutta la colza. È meglio non far così, però è un gioco, divertitevi quando dovete giocare, non fatevi troppe pippe. Intanto guardiamo per non fare un video troppo lungo di farmi simuletto. No, che se voi volete io posso anche, appena metto la fibra, tipo possiamo fare un sabato in live. Ci becchiamo su, faccio il server io se mi metto la fibra ovviamente, ci becchiamo sul da qualche parte, faccio una partita, osto una partita e facciamo tipo 2-3 ore di continuo su Farming Simulator. Boh, fatemi sapere un po' se vi interessa l'idea, se vi piace, però prima mi devo mettere la fibra. Ho detto qui 10-15 giorni, però mi sa che i tempi si sono allungati anche di tanto. Adesso mentre sto registrando, adesso sotto c'è Telecom con una bobinona di fili, non so che cazzo è, ma una bobinona da un 10 metri, no 10 metri mi sembra assurdo, anche 3-4 metri, però è un rotolo enorme su un camion che svuotano questo filo, non so cos'è questo cavo, non sono neanche andato a chiedere, ecco, dovrei andare a chiedere, però mi dà un po' fastidio andare a chiedere, come quegli anziani che stanno lì davanti alle persone che fanno i lavori pubblici. E non si fa così, e non si spicchiottano così, e non si fa così, e non si fa colà. Quei rompicoglioni di anziani, non so se avete presente. Comunque sì, è facile, basta trovare un lavoro pubblico, là c'è sicuramente un anziano che non si fa i cazzi suoi, per dirlo in modo educato. Dai. Ok, sta andando.
non sbattiamo da nessuna parte. Ah, mentre andiamo lì vi faccio vedere. Il 7, il 10 e l'11, come avete visto, sono verdi, verdi luminoso, quindi vuol dire verdi da raccogliere, e dobbiamo raccogliere. Devo solo trovare il tempo necessario per raccogliere tutto, perché comunque ci vuole del tempo, e in più non posso neanche, cioè non è che voi posso registrare, è del tempo che devo impegnare senza poi fare neanche delle vere puntate, perché secondo me voi non volete più, cioè, fatemi sapere se vi interessa vedere tutte le raccolte inimmaginabili, io ve le faccio, cioè se voi volete vedere tutte le raccolte, io posso fare anche due puntate a settimana di Farming Simulator, perché comunque il materiale c'è, basta registrare tutte le raccolte, insomma si fa. Ma secondo me, secondo la mia opinione, voi volete vedere cose sempre nuove, dovete solo dirmelo, io non so come comportarmi, quindi in questo caso potete decidere voi se volete che vi faccia vedere tutte le raccolte di tutti i campi, quindi fare più video da 20 minuti sempre, quindi faccio più video da 20 minuti e faccio 2-3 video a settimana di raccolta e ogni tanto vi presento qualche novità, quindi ogni volta che faccio soldi, se soldi non ne ho non posso presentare qualcosa di nuovo, oppure se preferite che io faccia diverse, cioè faccia così come sto facendo adesso, vi faccio vedere Farming Simulator, vi faccio vedere un po' di raccolta, un po' di semina, però non tutto, no vai che adesso arrivo di là, gira tranquillamente che io giro largo. Qui cos'è che c'è? Boh, non lo so. Vai. Qui intanto questo non va, non capisco perché non va. Sono qui, vai, no? Ok, avviciniamoci piano piano senza fare danni. Avviciniamoci un po' più veloce. Ok, così. Intanto, come potete vedere, la texture del cassone del rimorchio viene oltrepassata dalla colza. È una cosa fantastica, queste cose qua. Problemi di texture sono sempre. In questi giochi qua c'è un sacco di problemi di texture. Non so mai perché. Ma è così. Quindi io adesso direi. Andiamo a scaricare un'altra volta, vediamo quanti soldi facciamo, però ne abbiamo da raccogliere, quindi lo facciamo fare anche in automatico, non sto mai davanti al computer mentre gioco a Farming Simulator, a meno che non devo registrare i video, comunque sono qui, insomma, cioè mi vedete, sono qui, non so se vedete le mani, un po' agitato, va bene, quindi direi io che mi faccio tutta la raccolta da solo, anche l'inizio di coltivazione da solo, cioè coltivo da solo, è inutile farvela vedere, magari poi in un prossimo, oh cazzo, ok, ci siamo, era andato troppo vicino, non mi scaricava più niente, avvicinati che sennò perdiamo di nuovo il contatto. Ah no, basta, vai, ha finito, è vuota adesso, almeno credo, sì, è vuota, spostiamoci qui dai coglioni, perché siamo in mezzo al campo, io direi di andare a prendere l'altro, come si chiama, l'altro trattore, perché comunque sarà il primo trattore, cioè il primo campo da coltivare è il 7, quindi lo portiamo lì, lo piazziamo lì, e basta, ecco. 7 da quella parte, gira. Questo trattore fa fatica, io non ho i soldi per comprarne uno nuovo, so che voi mi consigliate di comprare trattori nuovi, ma senza soldi non si fa niente, quindi intanto vedete qua che ci sono due campi da raccogliere, sempre a colza, adesso li raccogliamo piano piano, non è che abbiamo qualcuno che ci corre dietro, no cazzo, vai, cioè non è che ce lo chiede l'Europa. Quindi andiamo, accendiamo le luci, perché cammino sempre con le luci spente io. Vabbè che non è che fanno la differenza, a parte quell'ombrettino lì che si vede che fa schifo. Beh, quindi gira qua, non passiamo nei campi, ricordatevi di non passare nei campi seminati, perché comunque vi fottete la, come dire, vi fottete una parte del grano, fate abbassare la non aspetta, come cazzo si dice, c'è anche che l'irrorate, non mi ricordo, basta, senza stare a farci troppe domande. Comunque non passate nei campi. Ok, qua, mettiamoci qua. Mettiamoci dritti. Così. Va bene, vero? Vediamo un po'. Contro 0. Mettiamolo così. Sì, va bene così. 12 metri. Ma porca di quella troia. Ogni volta mi fa uscire quella linea di merda. No. Oh, no. Come cazzo si fa? Io mi dimentico sempre i tasti del GPS mod. Anzi, devo andare a vedere se hanno rilasciato qualche. Ok, così. Ok, perfetto.
perfetto così. Se hanno rilasciato qualche aggiornamento per il GPS mod, perché comunque devo. Bisogna sempre mantenere aggiornate le mod, perché ogni volta sistemano qualche piccola cosina che è secondo me utile. E quindi io faccio così, mi raccolgo questi campi, me li risemino, noi ci vediamo la prossima volta e spero già di essere al biogas. Spero, perché insomma dipende come vanno le cose. Quindi casomai vendo tutto e mi faccio il biogas, questo non ve lo so dire già da adesso, intanto io inizio a raccogliere e vediamo come va alla fine. Ci vediamo alla prossima puntata, ciao!